Ho deciso di fare questa registrazione per farvi vedere dei tiri dal vivo, dai più semplici a quelli più complessi. Vediamo un primo tiro in cui manca una pedina. Allora, questo è un tiro a tre a gomito ed è un tiro di seconda intenzione. Cioè serve una mossa preparatoria per eseguire il tiro finale. Ovvero, il bianco muove e fa 6x15, cioè 6, scusate, 15-11. Ora il nero può mangiare da questa parte e il bianco sacrifica un altro pezzo. Il nero deve mangiare. Il bianco cattura tre pezzi. Lo rimettiamo e vi faccio notare una cosa, che il nero potrebbe catturare anche dall'altro lato, sul primo sacrificio. Ovvero 15-11, X. Qua, scusate, non ho rimesso la pedina fondamentale. Allora, 15-11, nero mangia dall'altra parte, prima avevamo mangiato da questa, ok? Adesso il nero deve catturare e il bianco vince, come prima. Bene, vediamone un altro. Sempre un tiro di seconda intenzione, però con tutte pedine. Quindi quello di prima era un tiro che può capitare, potrebbe capitare nel finale. Ecco fatto. Allora, questo è molto semplice, anche se all'apparenza non sembra. Vedete che in mancanza di questa pedina il bianco può effettuare un comodo tiro a tre. Ok? Però questa pedina è lì, quindi noi dobbiamo farla rimuovere al nero forzatamente da quella casella. Quindi la mossa giusta è questa. Nero mangia. Attenzione perché il bianco deve rimangiare e pure il nero. Ma siamo arrivati in ogni caso alla posizione desiderata. Adesso possiamo effettuare il nostro tiro a tre. Il bianco fa dama, 3 contro 2, bloccherà questa pedina e vincerà il finale molto facilmente. Adesso vediamo questo. Questo è un tiro a 3 di terza intenzione, quindi già più complesso. Allora, mettiamo una dama qua, due pedine qui, una pedina qua, dama, no, pedina, una pedina qui, poi in 7 mettiamo questa dama e in 16 questa pedina. E poi manca una pedina nera qui. Allora, questo è un tiro che, di terza intenzione, ripeto, che si esegue sfruttando un posizionamento errato della dama nera. Allora, 26-21, quindi l'errore del nero è proprio questo. 26-21. E adesso scatta il tiro. 16-12. Quindi
Questa è la mossa del bianco, vincente. 16-12. Il nero deve mangiare. 8 per 15. E ora il bianco fa 14-11, cioè questa qui. E cosa succede? Che questa è una prima mossa in preparazione del tiro. Il nero deve mangiare con questa dama 21 per 14. Poi 7-3. Il nero deve mangiare ancora con la dama e il bianco può eseguire infine il tiro a 3. 1 2, 3. Bene, ne vediamo un altro. E come vedete, c'è cioè il finale vinto perché... No, oddio, non so adesso a chi toccasse, comunque il finale è vinto. In ogni caso viene bloccato il nero. Allora, si è mangiato il nero, per cui toccava al nero muovere. In ogni caso il bianco vince. Potete provare. Poi vediamo questo. Allora, questa è una dama, sì, spero si capisca, perché anche questa è una dama. Dunque, il nero qui che errore ha fatto? Con la dama ha attaccato 23-19. E in questo modo scatta la trappola. Ovvero 14-11. Il nero deve catturare. Per 14. Poi tocca al bianco che muove 16 per 7. Adesso il nero deve catturare con la pedina e vedete che rimane il nero in presa, cioè sotto presa, 1 e 2. A questo punto la dama bianca non deve fare altro che bloccare la nera. Quindi questa, 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 questa e questa. Vedete che c'è il blocco nel biscacco, se invece andiamo di qua, finisce pari perché il nero riesce a fare dama. Adesso vediamo un tiro a gomito con cambio preparatorio. Il nero e qua il nero. Allora, questo è un tiro che effettua il nero, quindi io in teoria dovrei girare la damiera, ma anche a parti invertite si capisce benissimo. Allora, la mossa del nero è 7-11, perché vedete che qui c'è una pedina bianca che intanto impedisce
la scomparsa di questa pedina, o come dire, il movimento in presa di questa pedina. E quindi noi che cosa facciamo? Facciamo una combinazione che ci consentirà di effettuare infine il tiro a gomito. Quindi 7-11, X. Adesso il nero deve mangiare, il bianco deve mangiare e il nero guadagna un pezzo, vincendo, facendo dama e vincendo agilmente il finale perché il bianco farà una sola dama e il nero ne farà due. Vediamo quest'altro tiro che può essere a metà partita. Può capitare non nel finale, ma a centro partita. Dunque, qui il bianco ha commesso, manca una pedina, ma ha commesso un errore grave. Chiaramente poi il tiro potrebbe sfuggire al nero, però l'errore è stato di muovere 31-28, perché il nero ha a disposizione questa mossa, che ovviamente adesso il bianco lo mangerà di qua, perché ci sono le due immediate e quindi il bianco dovrà mangiare 28 per 19, quindi 28 per 19. Come vedete, adesso il nero può effettuare il tiro. Tiro a gomito, tiro a 3, X, 1, 2, 3. Il nero conquista la damatura e vince la partita. Vediamo infine dei tiri sulla damatura. Cos'è un tiro sulla damatura? È un tiro che si esegue proprio sfruttando la damatura avversaria per contrattaccare immediatamente. Allora, in questa situazione il nero ha attaccato la pedina 28, questa qui, questa, con 20-24, consentendo al bianco di effettuare un tiro sulla successiva damatura. Quindi qua abbiamo una situazione in cui il bianco non è immediatamente in posizione di tiro, ma potrebbe eseguire due mosse d'attesa. Ad esempio, la 26-21. Il nero cattura. 24 per 31, fa dama. Dopodiché, però, vedete che subito dopo c'è questa mossa qui. Il nero deve mangiare e il bianco fa piazza pulita. Vediamo un altro in cui il nero muove erroneamente 18-21 con l'idea di fare una terza dama. Adesso ve lo metto.
Eccolo qua. Allora, il nero muove 18-21, cioè questa, con l'idea di portare a dama questa pedina, quindi 18-21. Cade però in una trappola del bianco, perché il bianco a questo punto può fare 30-26, x, il nero, questa pedina diventa dama, quindi il nero è a dama. Ma adesso scatta un'ulteriore combinazione, ovvero, quindi abbiamo detto 30-26, 21 per 30, 15-12, questa. Adesso vedete che per la regola di priorità di presa per valore, il nero è obbligato a mangiare la dama con la dama. Non può mangiare pedina con dama, perché la dama è un pezzo di maggior valore, quindi è obbligato a mangiare da questa parte. Adesso questa pedina notiamo che è rimasta in presa e il bianco sfrutta il tempo di attesa. Il nero è costretto a prendere. E adesso qui il bianco può fare questa presa multipla, oppure facciamo l'ultima, 1, 2, 4 e 5 e vince la partita. Vediamo un tiro più complesso per finire, sempre tiro sulla damatura, però più complesso. Questa è dama. Allora, con calma, vediamo come si svolge. Questo è abbastanza difficile da vedere in partita. Vedete che il bianco ha damato, ma ci sono molti pezzi in gioco e bisogna stare attenti ovviamente alle incollature. Ad esempio, andare qua, vedete che poi il bianco deve mangiare di dama, il nero va pure a dama, qua poi ci sono anche dei pezzi esposti, quindi bisogna riflettere. In ogni caso, il bianco ha una mossa che è risolutiva, e questa mossa è un doppio sacrificio addirittura, quindi anche per questo motivo che è difficile da vedere. Questa. Adesso il nero è obbligato a mangiare due pezzi. Ora, il bianco muove 2-6. Se non vado errato, sì. 2-6. Il nero deve mangiare 30 per 21. Vedete che questa pedina qui resta in presa. Per cui adesso il bianco si sposta qui. Il nero deve mangiare. E il bianco mangia 1, 2, 3, 4, 5, ok? E vince. Avete visto che possono esistere tiri molto complessi sulla damatura, dove addirittura si vince
dando in sacrificio due pezzi in una mossa sola, quindi doppio sacrificio, e molto difficili da vedere. Questo impone un'analisi su tutta la damiera ad ampio raggio. Bene, il video termina qua. Io spero che soddisfi le richieste anche di coloro che mi hanno chiesto di fermare la videocamera. Ho trovato un sistema e per adesso non posso fare di meglio. Spero anche che questi tiri siano istruttivi oltre che divertenti. E ci vediamo alla prossima. Ciao.